Naturalmente il periodo forse più evidentemente, eclatantemente calunnioso è probabilmente quello del primo secondo dopoguerra, cioè gli anni che vanno tra la fine dei 40 e buona parte dei 50, quando proprio la canzone italiana diventa una canzone, un genere, non sempre, perché non si deve mai parlare di un fenomeno così a corpo, però in genere, mediamente, le canzoni sono insopportabili, sciroppose e soprattutto sono veramente irritanti per quel che riguarda l'immagine che danno della donna. Ora, le potremmo citare tantissime, lei lo fa ampiamente, ma pensate soltanto a tutti quei festival di Sanremo dal primo del 51 fino almeno all'irruzione improvvisa di un personaggio come Modugno con la sua Nel blu dipinto di blu. In tutti gli anni che precedono quel festival del 58, quindi sono circa 7-8 anni, le canzoni di Sanremo sono un campionario dei più straordinari, prima di tutto di demenzialità molto spesso non voluta, casuale, incidentale, ma veramente molto forte, e poi di visione appunto della donna in un modo assolutamente insopportabile, intollerabile, da proprio far saltare sulla sedia soltanto a leggere i testi, no? E sapete che proprio in quel decennio l'immagine della donna che poi Neri ritrova un po' in tutto il secolo, perché l'antitesi fondamentale poi appunto o la donna virtuosa, la mamma, diciamo così, poi in Italia proprio la mamma è il prototipo, no? L'archetipo fondamentale, oppure la donna appunto di malaffare, poi non si dice neanche puttana perché ovviamente almeno fino agli anni 70 le canzoni dovevano essere anche molto pubblicate nel lessico, quindi parlare di puttane era impossibile naturalmente, e persino parlare non di amore ma di fare l'amore. Per esempio la radio di allora censurò una canzone, in quel caso invece bella, di Sergio Endrigo, che posso dire è stato uno dei pochi anche cantautori a non maltrattare mai la donna, e la famosa, insomma, non so se tutti la conoscano, ma è una bella canzone del primo Endrigo che si chiamava La brava gente. A un certo punto in questa canzone Endrigo diceva: la brava gente non saprà mai quello che fai con le tue mani quando ti amo. E questo quando ti amo alludeva a un fatto molto preciso, specifico, perché alludeva in sostanza proprio al rapporto amoroso, a fare l'amore. Allora la censura cambiò, impose a Endrigo di cambiare la canzone almeno per la sua diffusione radiofonica, e la canzone diceva brava gente non saprà mai cosa fare, quanto ti amo. Quanto ti amo invece è la classica espressione, no? Un po' sciropposa della canzone romantica, no? In cui ci si ama sempre tantissimo, e naturalmente l'amore è sempre un amore un po' platonico, un po' così astratto, astrale, no? Invece quando ti amo era un fatto specifico, concreto, reale, che si doveva rimuovere. Ecco, questo è un esempio per dire che tipo di canzone veniva proposta, in cui però la donna era sempre la mamma, e questa tradizione poi comincia in particolare già con gli anni 20-30, poi c'è la famosa mamma di Bixio, solo per te la mia canzone vola, eccetera eccetera, ma poi Sanremo del primo decennio è proprio un tripudio
di mamme belle, bellissime, sono tutte belle le mamme del mondo, e poi di donne che pregano, una donna che prega, una lampada accesa, sembra dire chissà quel che bene verrà, e andiamo avanti così, no? Oppure sono appunto donne perfide, mai puttane nel senso non si dice la parola, ma il contenuto è quello, la sostanza è quella, quindi donne ingrate, donne che magari l'uomo di turno aveva, tolto dal marciapiede o dalla traviazione più assoluta, e che poi però sono diventati improvvisamente celebri, magari cantanti, non come tutta la tradizione del caffè chantant, del caffè concerto, ma poi dopo diventate più celebri, naturalmente abbandonavano questo uomo al suo ferale destino, e così via dicendo. E quindi c'era questa antitesi che negli anni 50 era proprio continuamente riproposta, no? In maniera proprio molto molto marcata. Al punto, ecco, questo modo canzonatorio o calunniatorio, di affronto calunnioso, di affrontare il tema donna nella canzone, in Sanremo poi ha un caso veramente splendido, perché sapete che ci sono canzoni il cui testo viene adattato, no, a seconda che lo canti un cantante maschio o una cantante femmina. Allora c'era una canzone, il titolo adesso non lo ricordo, è una canzone assolutamente minore di Sanremo, una canzone proprio stupidissima, dimenticata da tutti, tranne da me, perché mi hanno dato per un mio libro proprio su Sanremo a studiare ogni singola canzone di Sanremo, anche lì centinaia e centinaia, forse ormai migliaia, non so più, e mi sono imbattuto anche in questa canzone dimenticatissima di un festival dei primi anni 60, che tra l'altro, la canzone che tra l'altro non era neanche arrivata giustamente, devo dire, alla finale, la sarà subito scartata, però canzone importantissima da un punto di vista di costume ideologico, sociale, come vogliamo dire, perché in quel caso la doppia versione per femmine, per ma per cantante femmina o per cantante maschio era veramente tipica di questo atteggiamento, ma a livello proprio più parossistico possibile, perché c'era scritto appunto versione maschile e versione femminile. Allora, versione maschile, e questo diceva già le fesserie, e poi a un certo punto diceva non farla stupida, non farla stupida, non so, baciami e finiamo da lì, una cosa di questo genere. E versione femminile dovrebbe essere lei che dice a lui non farlo stupido, non farlo stupido, baciami e finiamola lì. Invece la versione femminile era sono troppo stupida, sono troppo stupida, baciami e finiamola lì. Cioè, comunque lui non era mai stupido, ma lei era sempre stupida, sia che lo dicesse lui, sia che se lo dicesse da solo. È veramente quanto di povera bocca io e povero. Poi sempre Sanremo, e giustamente Mary cita questa canzone per esteso, sempre Sanremo, l'avevo fatta anch'io appunto nel mio studio su Sanremo, ovviamente, perché è una canzone troppo bella, è una canzone, qui siamo negli anni 70 addirittura, ma è una canzone visibilmente proprio contro il femminismo, cioè si propone ideologicamente, nel momento forse di massimo fulgore del femminismo in Italia, quindi il momento in cui le femministe vanno in piazza, ci sono manifestazioni anche dure delle femministe, comunque c'è tutto un atteggiamento delle donne nei confronti degli uomini, insomma è un momento molto particolare, e questa canzone sfida anche con un certo ardimento tutto questo. È una canzone che ha per titolo La Femminista, e diversamente da Sanremo, perché Sanremo cosa fa in genere? Sanremo in genere prende gli argomenti di attualità e li edulcora, però generalmente, ecco, dovrebbe prendere il tema del femminismo
per riproporlo edulcorandolo, quindi banalizzandolo. Ma in questo caso, che è un caso un po' atipico, invece prende il tema del femminismo per affrontarlo in modo aggressivo e per contestare in modo aggressivo il femminismo, cosa che in genere non è di Sanremo. Quindi da questo punto di vista è una canzone anche atipica e quindi coraggiosa, diciamo così. Dall'altro punto di vista è una canzone di una totale demenzialità. Pensate che a un certo punto il cantante dice: tra una dura femminista e un morbido maschista, questo amore è una svista. Poi dice: bruci in piazza un reggipetto, mentre forse per dispetto te lo metti pure a letto. E poi sarei curioso di sapere perché vai sempre in giro in calze nere sconvolgenti, che è un piacere. Una cosa meraviglia, questa canzone che la tira in fronte, e questa è stata cantata però in un festival di Sanremo negli anni 70, e insomma fa veramente un certo effetto. Ecco, la cosa, ripeto, più interessante della ricerca di Mary è proprio questo. Però questi sono casi estremi, sono casi assolutamente grotteschi, quasi paradossali, che poi alla fine ti fanno persino sorridere. Però ecco, questo atteggiamento nei confronti della donna, e questa sorta di antitesi che però si tiene, della donna o mamma, no? Quindi pura, splendida o dissoluta, perfida, eccetera eccetera, attraversa un po' tutta la canzone, di tutto il Novecento fino anche a questi ultimi Sanremo 10 e 20 anni. Sanremo sempre, direi, ma anche persino tante canzoni d'ottobre. È questo che Mary soprattutto ha messo in luce, ed è il merito in particolare di questa sua ricerca, perché altrimenti sarebbe stato forse più semplice vedere tutti questi casi eclatanti di mamme oppure di usignoli che uscivano dalla gabbia d'oro ingrati nei confronti dei loro padroni. Poi anche l'usignuolo era sempre un'altra metafora, no? Della donna che era stata messa in questa gabbia d'oro, invece di essere felice di essere una gabbia d'oro, se ne scappava, no? Per cercare la libertà, cosa giusta, invece subito criticata e visibilmente appunto messa un po' alla berlina. E quindi questa è l'importanza, e nello stesso tempo anche questa costruzione di categorie, perché lei ha preso tutte queste canzoni, che sono tantissime, appunto centinaia, e poi ha costruito queste categorie, per cui non c'è soltanto appunto la moglie, la mamma, al limite appunto la dissoluta o la vipera, ma poi c'è la stratta, la bambola, la prelibata, la donnificata, la tutta sesso, la lavoratrice, l'evoluta, la riciclata addirittura. Ecco, e insomma è un'analisi che ci fa sorridere, leggiamo divertendoci, con molto divertimento, però è anche proprio un'analisi ideologica, ed è un'analisi appunto dell'ideologia, come qualcuno diceva, come falsa coscienza, perché poi in fondo tutti questi testi sono scritti da uomini, e questi uomini che scrivono, quasi sempre anche in maniera proprio volontaria, quindi molto, molto consapevole, ma talvolta anche inconsapevolmente, magari pensando di scrivere qualcosa di bello nei confronti delle donne, dicono delle donne delle cose assolutamente raccapriccianti, irritanti, veramente riprovevoli. Il fatto di avere ricostruito tutto questo filo, addirittura per un secolo, avendo setacciato tutte queste canzoni, credo che sia veramente un merito particolare di questo libro e della ricerca che Mary Lau giustamente ha rivisitato, ampliato e riproposto anche dopo più di 20 anni da quella prima edizione.
le belle canzoni non ci sono in questo libro. Ci sono delle canzoni con buona, bella musica, togliendo la musica, perché la musica ha effetto cosmetico, lo sanno bene, l'incantesimo, il canto magico primitivo. Infatti tutto è nato in questo famoso liceo sperimentale della Bufalotta 30 anni fa, nelle lezioni di musica. Abbiamo parlato del canto magico, il canto che incanta, come si fa l'incantesimo con una formula ritmica, se no non fa effetto, o la curazione o la seduzione. E abbiamo provato a togliere la musica dalle canzoni e dalla pubblicità. Non funziona, si vede il messaggio. Si vede chiaramente i rattoppi che ci sono, l'ideologia, il messaggio falso, il gusto di arrivare per strade facilissime, perché la musica serve a cancellare questo. Questo editore presente ha fatto un libro pochi giorni fa, prima di questo, contemporaneo, sui testi delle canzoni di Battisti, cioè è affrontato in un altro modo e facendo interviste alle persone che ricordavano questa canzone senza badare ai testi, perché ricordavano la musica bella e quello che diceva la canzone non avevano fatto caso. Allora è un lavoro di decodificazione, del togliere la parte seduttiva della canzone e rimanere con il testo, semplicemente. E allora c'è una grande pochezza, diciamo la verità. Si credono grandi poeti, ma io li tratto non è la società, sono i parolieri. Siccome loro usano i troncamenti, perché credono che sono più poeti a fare i troncamenti, io li chiamo i parolieri. Dicano queste cose e quindi li prendo un po' in giro e qualcuno molto incensato si dice che abbia sequestrato quell'altro libro, sì. Perché finché lo facevo alla RAI, ho fatto per 2 anni Donna Canzonata, erano trasmissioni di mezz'ora, 5 giorni alla settimana, per radio. Finché lo facevo per radio, loro tacca tacca avevano i diritti d'autore, che li importava. La gente li sentiva con la musica, ma visti in un libro si vede la loro pochezza, si vede la loro pochezza lì, sfilacciato, è tutto sfilacciato, no, non regge. Allora, per quanto riguarda, io mi attacco a quello che hai detto. Ricorderete, è povera cocca lei, povera cocca tu, dice lui, e povera cocca io, dice lei. Poi io camminerò, tu lavorerai, io ti aspetterò, tu lavorerai. Mina, che lavora! Mina canta una cosa così, perché lei sta a casa a aspettare che lui torni dal lavoro, quindi accettano persino le cantanti, non capiscono questa ideologia che c'è contro di loro stesse. Io con la tuta sesso non me la prendo, capito, la tuta sesso, prima era la baciata, si è fatta baciare, la donna si è fatta baciare, è il peggio che poteva succedere, no?
dopo c'è stata la bacciona, prima delle labbra siliconate, c'è stata la bacciona, si baciava sempre, più attiva, no? Adesso c'è la tutta a sesto. E gli dati si sprecano, eh? In camera da letto si sprecano. C'è bisogno di un terzo, perché qualcuno deve chiamare il 113 o il 118, una scarpinata, porte chiuse, come da tutto a sesso, ed è feroce, terribile. E poi è la mamma, è il capitolo più lungo, sono tutte uguali le canzoni della mamma. È un secolo che stanno cantando alla mamma uguale, tanto così che si può estrarre un decalogo. Io, siccome l'argomento della mamma è intoccabile, ho estratto semplicemente un decalogo, leggerò solo quello. Dice: di uno di mamma ce n'è una sola, due, solo lei ti vuole bene, tre, vive esclusivamente per te, ti segue, ti canta, ti avverte, ti predice. 4. Si sacrifica sempre, è triste, soffre, piange e invianga. 5. Sogna poco, anche perché non dorme mai, ma ti fa sognare moltissimo. 6. Ti consola e ti guarisce fungendo da emostatico, analgesico, emolliente, anestetico, cardiotonico e revulsivo mediante la semplice apposizione delle mani. 7. È l'unica che non cambia, non tradisce, non dimentica, perché ti vede sempre piccino. 8. È bella, hai presente la Madonna? 9. La lasci per un'altra, rivale o somigliante? 10. Occupa poco spazio, sempre chiusa nella casetta lontana, quelle rare volte in cui esce va a sedersi stretta stretta in una panchina con altre 11 mamme. Ricordate la canzone delle 12 mamme di Edoardo Spadano? Erano tutte sedute in una panca. Beh, e che altro? Anche per la censura, Gino Paoli aveva scritto una canzone sulla moglie, dicendo: da quando mi hai lasciato, da quando sono andata via, la rincontra. Gli hanno fatto fare una canzone sulla mamma, hanno tolto la parola moglie e gli hanno fatto fare una canzone sulla mamma a Gino Paoli, che aveva fatto semplicemente che aveva lasciato la moglie, era triste e non, perché non sono più tuo. Invece la mamma ha lasciato la mamma, e la quale è triste perché non è più suo. Bene, la lavoratrice, ci sono segretarie, ci sono quelle che non piacciono voi, le cartoloniste, quelle che fanno gli affiche, no? Mestieri moderni, mestieri antichi, la sarta, la lattaia, eccetera. Lungo il capitolo della lavoratrice. Sapete perché lavora? Per avere la scusa di non lavorare, cioè per avere la scusa di fare la vita. Fa finta di lavorare in altre cose, ma è una donna di vita. Tutte quelle che lavorano sono così. Le esotiche sono tutte ninfomani. Mi veniva in mente, leggendo il giornale stamattina, di questo tassista di 67 anni che gli salta addosso alla polacca che ha preso il taxi, gli ha quasi strappato i vestiti, quella e perché è esotica, allora deve andare a letto. È la prima cosa, l'esotica è così. Sono tutte simili. Perché escono? Perché stanno per strada? Perché viaggiano? Solo per quello, per cercare il programma. E la canzone lo testimonia moltissimo. Un'altra cosa, la maltrattata è feroce, ci sono momenti che uccidono nella canzone. E anche quello, anche
perché ci sono canzoni come Cinematografo, una sceneggiata famosissima, e sono al cinema e lui uccide la moglie, la strangola, e dice: Luci, guardate me, sono stato io, ho ucciso mia moglie, non guardate lo schermo, guardate me che lo uccido. Questa associazione quasi a delinquere, quando vedo che di 10 omicidi 8 sono donne, penso che anche la canzone ha avuto il suo, come si dice, ha messo la pulce nell'orecchio a qualcuno. E devo confessare un errore. È una vita che lotto contro gli stereotipi, chi lo sa perché, quell'altro è... Don Chisciotte lottava contro il mulinamento, io lotto contro gli stereotipi, so che è una lotta immane, la luce è cruel e smuccia, come dice il tango. E ci sono stereotipi che si ripetono continuamente e non ci si bada, no, anche quello non si decodifica. Per esempio, ho scritto 6 libri sul tango, al terzo libro ho capito che era una frottola, che era una leggenda metropolitana, che il tango era stato proibito da Pio X. E non l'ho messo più, ho detto colpa mia, no? Ho ripetuto una cosa che ripetevano tutti. Qua ho ripetuto una cosa, me ne sono accorta stamattina. E c'ho già un foglio tutto dei concili. Che la donna ha avuto l'anima da un concilio, né di Nicea, né di Trento, né di Macon, come sia, e continuamente finché tutto. È stata una battuta di Anatole France, che ha detto che per un voto solo alla donna avevano decretato l'anima in un concilio di Macon, questa cittadina, dove non c'è stato nessun consiglio episcopale, nessun consiglio, come si chiamano, ecumenici, cattolici. E neanche Nicea, neanche... L'abbiamo ripetuto tutto. Come partecipare è importante, non vincere, partecipare, no? Che lo attribuiscono a Paolo de Coubertin, invece è San Paolo che l'ha detto. Però sì, continuare a dire... Quindi a pagina 124, se qualcuno lo prende, bisogna cancellare quello che c'è scritto tra parentesi, almeno qualche cosa abbiamo messo in chiaro. Che altro volevo dire? L'inferiore, questo è un capitolo molto sorprendente, perché lui è Albatros, è Aquila, lui si paragona ai grandi animali, così, anche agli animali simbolici, e lei è gallina, ruspante, è vipera, tutto quello che è antipaticuccio per inconscio. Ci sono canzoni, ma tutte così, vediamo l'inferiore come 124, è lì dove c'è questa cosa del concilio. Vi leggo qualcuna. Dice: tu mi rimpiangerai per senz'anima questo,
sembri il meccanico, il dentista, l'avvocato, tutti senza anima, no, per questo dell'anima. Zucchero dice, ma un'anima ce l'hai, ehi? Un'anima ce l'hai? E ci credevo, accidenti a me. Non hai capito? E allora sai che c'è? Non ti sopporto, non ti sopporto più davvero, perché mi hai rotto il blues a me. La fortuna non c'entra quando una cosa per terra si posa, e vale sia per l'estetica che per l'allodola. E lui continuava a ritrattare quindi questo Panella Battisti. Ritorna solo il cane che perduto si è sperduto. Respirai, ricordai e diventai l'esteta. Ah, lui è esteta. Rimane solo il cane che capito ha capito dove va il pensiero. Se io mi guardo così, penso allo spesso allo specchio, non è per fare l'esteta ma per curiosità. Io vivo, questo dice Don Bacchi, come in un'eternità, con la mia grande, immensa, azzurra malattia. E posso far bagnare il corpo mio come se fosse il mondo. L'Europa è la mia testa e pensa, l'America è il mio petto che respira, le braccia, l'Asia e l'Africa, e le mie gambe l'Artico e l'Australia. Chi sarei senza la mia azzurra malattia? Non importa se quegli sguardi tuoi cercano di offendermi, mi spoglio di te che non sai comprendere. Tu chiamale se vuoi, emozioni, bellissima canzone, però lei non capisce, lui sì. Io ti applaudirò se rimani qui, sopra ad una nuvola, gridando con me fino a quasi piangere. Non, questo è Mogol, 1999. Non ci caschi più, solo adesso lo dici tu. Come hai fatto a innamorarti di quel cesso? Tu ascoltavi le emozioni, lui pensava ai suoi quattrini e ti ha usato solamente per il sesso. Hai sporcato la tua vita col carbone. In che lingua parlando neanche più so, sempre Mogol, cosa sta succedendo e che cazzo ne so io, senza me tu non reggi. Califano, appunto il dottore, gli hanno dato la laurea, dottore, honoris causa, alla Columbia University per l'esistenzialismo delle sue canzoni. E tu padre con tu madre mi dicessero perché lo sbaglio della notte l'hanno scaricato a me. E Pasquale l'infermiere, ve lo evito. Vaccini, la mia birra è finita insieme coi miei desideri mentre tu sorseggi la tua Sprite. Persino nelle limite sono. E poi ti guardo, in fondo non sei mica male, ma forse è il tuo naso che ti rende un po' banale, così dritto, così normale. E sono qui sempre più chiuso in me, mentre mi parli scopro che c'è un moscerino nel caffè. Califano. Califano c'ha due canzoni, le ho trovato, dove gli piace tanto ripetere, tanto dire sulla... e io non dico manco a, mi piace tanto dire questa frase, l'ha messa in due canzoni, ma si mettono gli intercalari anche nelle canzoni? Oh. Tu non eri nata e io all'amore già ero urre, e ne ho fatte piagne de cretine come te, mo tu te presenti al tavolino e vuoi bleffa e pretenderesti che io non dica manco a, è quello lì. Se hai quattro regine a me, me trovi quattro re, quando scopri il punto ho sempre nasso più di te. Non è ancora nata quella che me può fregare, ma sì, l'hai capito, te ne devi solo a na. Lo spazio di manovra di lei è ridotto a una trentina di centimetri attorno al corpo. Questo lo dico io. Lui invece domina vasti orizzonti ariosi. Lei, appartenente a una gentaglia prosaica e pedestre di mezze calzette, si beve le sciampiaggini che le propina la scienza
e frena il di lui canto alato. Lui, l'universo che respira, sospinge la mia sfera, la luce che ti sfiora. Cosa vuoi? Voglio a te, una vita, far l'amore nelle vigne, cade l'acqua ma non mi spegne, voglio te. Lui, è una vela la mia mente, prua verso l'altra gente, vento, magica corrente, quanto amore. Lei, voglio te, una vita, far l'amore tra le vigne, non mi spegne. Ma tu non cambi mai? Dice lui. Un braccio, che altro vuoi? Un'ora me la dai, l'amore è qualcosa di più del vino, del sesso che tu prendi e dai. Lei, voglio te, l'amore è la vita. Continua, no? La canzone. Io canto e tu, questo è Bigazzi, bella, seduta un po' più in là, mi aspetti per andare a letto, ma stasera non mi va. Io scrivo e tu ti appoggi accanto al piano, vorrei volare in alto e tu mi fai sentire come un artista nano. Ma come un'aquila può diventare aquilone che sia legato oppure no, non sarà mai di cartone, no? E mi dicevi che io dovrei cambiare per diventare come te, che ami solo me. Come voli bassa tu, così non caschi mai. Respirando a pelo d'acqua, cosa cerchi, cosa vuoi? Che pesce sei, che uccello sei, senza branchie, senza ali, con quegli occhi trasparenti hai parcheggiato qui le gambe sulle mie, con quella testa lì ti puoi mangiare le mie idee, Califano. Che bello. Io mi sento, a volte, un albatros. Sai, i prigionieri del blu che senza fermarsi mai volano su, più dei gabbiani, più su, volano su. Io le ali stese a cercare te, tu che più non voli per me, il mio viaggio lassù è inutile, tu mi guardi e stai giù. Lei è inferiore, c'è niente da fare. Allora bisogna ammazzarla, bisogna maltrattarla. Ci sono schiaffi, maltrattamenti vari, c'è tutta una sequela che l'ho messa crescendo, non badando alla cronologia. E poi Pino Daniele dice, da giovedì morta, perché è lo che è stato prima e sapè che stai insieme nato, prima che moro o cado malato, da giovedì morta e morta lenta, per fa felice pure i parenti, che se tu muore sono più contente, da giovedì morta mezzo una via, tu e quella guarda cessa e tua zia. C'è anche l'angelicata, logico, c'è l'angelicata, però credo di fare Dante e Beatrice, però, poveracci, leggiamoli senza l'ausilio della musica. Per esempio, tu, di nuovo Mogol, ce l'ho su. È meglio confessarlo. Tu che sei l'ispirazione sentirai questa canzone. Io non ho mestiere ma una gran passione. Vieni, vieni poesia, vieni, vieni melodia, mi farete un po' di compagnia. Quando tu sarai tornata, devo averla terminata questa strana, pazza serenata. Strana, pazza, sì, se la canta lui, no? Gli arcangeli dal cielo han visto i nostri cuor, prendendoli per mano ne han fatto un solo cuor. Sei per me come un angelo biondo che dal cielo scende a terra su
sul mondo e ispira al cuore mio le melodie d'amore, sempre troncamenti, fiorco, dolor, con amore, se no non è canzone. Bene, non so. Facciamo un applauso. È molto bello quello che ha detto Merilao, perché coglie qualcosa che non riguarda la canzone, qualcosa che riguarda e profondamente la connotazione autoreferenziale del maschio italiano da due secoli. Venendo più vicino a noi, posso fare due esempi. Uno è grande, lo dico dopo. Uno invece è di esperienza. Quando ho cominciato a insegnare, naturalmente un supplente, capito in un liceo dove c'era un'antologia in cui, sgranando gli occhi, scopro che ci sono poesie tolte anche dal Di amore di Ovidio, che non sono proprio un libro per educande. E infatti c'era poi anche una bellissima poesia di Ovidio, in cui Ovidio si scusa con le donne per il fatto che le ama tutte, gli piacciono tutte. E quindi comincia dicendo: non sarò io a discolparmi di una cosa che è vera, mi piacete. E fa l'elenco di perché gli piacciono le varie donne: la grassa d'inverno perché lo tiene bello caldo, la magra d'estate perché, eccetera, che poi ritorna in giorno. Infatti è da lì che da Ponte la prega. Poi finalmente arriva alla figura dell'arpista. E dunque la poesia è distici elegiaci, quindi c'è un esametro, poi un pentametro che è un vesto più corto. A quel punto mi accorgo di una stranezza perché c'è solo l'esametro, manca il pentametro. Cioè, e l'arpista che suona così elegante, io la amo più delle altre. Allora vado, quando torno a casa, vado a guardare, io poesie di Ovidio, e il pentametro diceva: perché immagino che cosa possono fare delle mani così esperte. E quella proprio come dicevi delle mani, ecco, e quel verso è stato proprio. L'altra cosa invece è più importante, ma si bada molto poco che le figure femminili di Puccini sono tutte negative. La donna porta, basterebbe un confronto, la Manon di Puccini confrontata con la Manon, anzi la Manon Lescaut di Puccini con la Manon di Massenet. La Manon di Massenet non c'è mai da parte né del libretto né del regista un momento di giudizio su questa donna, mai. E anzi l'ultima battuta di Manon è straordinaria, tolta dal romanzo, comunque Massenè gliela mette in bocca: era coquette la tua Manon. La Manon di Puccini è la storia di Debrie, non è la storia di Manon. E in ogni atto noi assistiamo al degrado di questa donna. Nel primo atto è una educanda che deve andare a seguire, nel secondo atto è la mantenuta, nel terzo atto è la puttana che viene deportata, nel quarto atto muore. Perché la donna e il Puccini è la rovina dell'uomo. C'è una sola opera che fa eccezione, ma lì lui canta il suo passato scapigliato a Milano, ed è la Boemia. Nelle altre opere la donna è sempre una figura negativa, o comunque una figura che è torturata, magari attraverso la tortura del suo amante, Tosca, nel secondo atto, e via dicendo. Secondo me è importantissimo vedere qui nel si può andare ancora più indietro, ma voglio chiudere. Noi come romanzo nel 800 abbiamo i Nostri Sposi, non abbiamo La Cerchia di Parma o Rossellino. Analizzando solo i contenuti, la donna nell'opera lirica, e dice che, salvo Turandot, gli spettatori vanno all'opera per vedere ammazzare una donna, morire una donna.
la novità o la défaite des femmes. È vero, se incomincia a guardare così. È quella cosa, dice, dove il tenore vuole andare a letto con la soprano e il baritono non lo lascia, nella quale alla fine muore la soprano. Ma né il tenore né il baritono hanno l'idea di chiedere lei chi vuole. Sì, certo. Professore, ho visto che prendeva appunti delle canzoni. No, seguivo il discorso suo, quindi mi appuntavo le canzoni, poi altre, mentre me ne appuntavo alcune, le ritrovavo, quindi me le segnavo. No, ma invece è giusto quello che è stato detto adesso, effettivamente, sì, la canzone è anche proprio il distillato di questa cattiva coscienza, che però è proprio un costume. Adesso non so se è solo degli italiani, certamente del maschio italiano sì, e non solo degli autori di canzoni. Su questo, tra l'altro, poi noi, anche quando parliamo addirittura da opera, poi parliamo magari dei musicisti, poi non si sa bene, perché Battisti scriveva la musica, chissà quanto condividesse il testo, in realtà il testo letterario, diciamo così, le parole erano di Mogol, no? Potremmo dire anche di Puccini, che non scriveva i libretti, però certamente quello che viene fuori da quei libretti, così come da quei testi, è proprio questo atteggiamento del maschio italiano, che non è solo un genere comunque popolare, no? Nella canzone, ma è però è dall'Ottocento in poi, perché il Settecento è un'altra cosa. No, certo, parliamo degli ultimi due secoli, ma è proprio così. Così fa tutte, c'è così fa tutte. C'è anche con noi. Va bene. Sì, se ci sono altre, c'è un'altra domanda da fare. Io volevo chiedere alla signora se nelle parole delle canzoni del tango, secondo lei questa visione si avvicina o c'è una visione diversa? Sì, è diversa, perché il tango rappresenta un'assenza, nell'amore è un'assenza, canta coloro che non ci sono più. Canta con lei che lui non amava, ma quando lei se n'è andata, lui ha scoperto di amarla. Quindi è tutto un... sono in training completamente, come si dice, scombinati. Allora, all'assente, quella che non c'è più, non le possono dire belle le tue tettole, e tutta la carrozzeria che hai davanti e dietro, no? La gente viene sublimata. Il tango è pudico anche, no? il tango più, diciamo, che accenna un amore, dice, quando t'ho baciato, vedere le tue labbra senza più il rossetto perché ti avevo baciato, il massimo che ha detto il tango. E qua si parla anche di bustine che hanno loro in tasca, che le pone per l'amore, dice, che fa bene all'amore. È pulico il tango, quindi queste cose non le dice. Sì, certo, c'è un paio di tanghi sulla donna ammazzata, lui porta le trecce e il cuore di lui addirittura nella valigia. Va in commissaria, al commissariato a consegnarsi, però no. E il ricordo, l'assenza, per cui io paragono il tango ai desaparecidos, è tutta un'altra cosa. E sicuramente sono maschilisti anche loro, però siccome stanno nel livello evocativo, si smussano tutti gli angoli e sul tempo che è passato. Lei non è più quella di 10 anni fa e lui si è guardato allo specchio e ha capito che anche lui non è lo stesso di 10 anni fa. E
che forse lei ha avuto pietà quando se n'è andata. Domande, se no chiudiamo e ti ringraziamo molto di essere stati con noi questa sera. Ringraziamo, comprate il libro, grazie, ringraziamo il professor Borgno, ringraziamo Mary Lau e grazie a voi.